Vincere col Cosenza sarebbe. Per noi vorrebbe dire probabilmente lasciare una squadra dietro per tutto il resto del campionato. Vola a basso Michele Mignani. E non si fa ingannare dai numeri del prossimo avversario del Bari. Quel Cosenza che arriva domenica al San Nicola da ultimo della classe, ma con due risultati utili di fila. E la porta è inviolata nel bagaglio fischio d'inizio alle 16.15. Sono partite dove c'è tanto in palio, però è. è... Noi dobbiamo pensare di, di, di giocare per vincere, come facciamo sempre, pur sapendo che le squadre che sono in quella posizione di classifica, hanno tanta, tan, avendo tanto bisogno di fare punti, sono squadre che entrano in campo con grande determinazione. Noi dobbiamo pensare di averne più di, di, averne più di loro per vincere la partita. Il rocambolesco 4-3 sul campo della Spalla ha permesso al Bari di ritrovare la vittoria dopo due KO di fila contro Palermo e Perugia. La posizione è la quinta con una classifica molto corta tra distanze dalla promozione diretta e dai margini della zona playoff. Io credo che la posizione che abbiamo in questo momento è quella che meritiamo di avere, io credo che tutti avremo l'ambizione e dobbiamo avere la voglia di provare a migliorarla, però dobbiamo anche sapere che... Ci sono squadre dietro che ti vogliono aggrappare, riprendere e superare. Quindi, il campionato è ancora lungo. Io vi dico che secondo me la classifica noi non la dobbiamo guardare. Ci sarà un'assenza pesante contro i calabresi. Michael Foloruscio, il forfè del centrocampista, 6 gol. Sin qui, costringerà Mignani a ridisegnare la formazione. Mike non sta benissimo, ha un fastidio al ginocchio, quindi. Abbiamo deciso di tenerlo fermo questa settimana per cercare di migliorare questa, questa infiammazione. Da non escludere una chance per uno tra Molina e Benali, ultimi arrivi del mercato di gennaio. Molina è una, una mezzala, all'occorrenza può fare anche l'esterno, l'esterno basso, se dovessimo metterci un centrocampo a 4 anche l'esterno alto. e Benali è un giocatore può fare tutto secondo me in una squadra di calcio. Questa è stata una settimana dove abbiamo lavorato nella maniera giusta e una delle mie preoccupazioni poteva essere quella di cambiando carichi di lavoro. Poter avere delle, delle ripercussioni, però sono ragazzi che sono arrivati e stavano bene, sono immediatamente adeguati a quelle che sono nostri, le nostre metodologie. E li, ho visti, li ho visti in crescita e credo che daranno una grossa mano alla nostra squadra. A chiedere spazio sulla tre quarti ci sono però anche Botta e Bellomo. Dubbio Pucino, Dorvalle in difesa, ballottaggio Antenucci Esposito in attacco. Mignani e Caustico sul toto. Formazione. In 10 non giochiamo.